Se fino allo scorso anno la Juventus poteva avere poco appeal in virtù del fatto che era una squadra che era inserita all'interno di un contesto extracalcio molto particolare, caso plusvalenze, manovra stipendi, sicuramente un contesto non che non attirava chissà quanti calciatori e soprattutto non attirava tanto in virtù del fatto che la Juventus non giocava le coppe, beh quest'anno la Juventus torna a essere affascinante per una serie di motivi, torna in Europa, non ha più tutte le vicende extra calcistiche e soprattutto ha un progetto con Thiago Motta che risulta per molti molto affascinante. Perché? Perché i giocatori con Thiago Motta vengono valorizzati e quindi l'obiettivo di tanti calciatori, ma anche di tanti procuratori, è cominciare a sondare un po' il terreno per capire se la Juventus, che avrà bisogno rispetto a tanti altri club di più rinforzi, potrà essere interessante. Occhio perché è stato proposto un calciatore di proprietà del City alla Juventus. Scopriamo tutto nel dettaglio, cerchiamo di analizzare il tutto qui su FC Minimo Sport. Come sempre vi ricordo che ogni giorno avrete contenuti sempre aggiornati sulla Juventus in maniera totalmente gratuita rispetto a tante altre situazioni in cui evidentemente nel mondo dell'intrattenimento c'è sempre qualcosa da pagare. Qua è tutto gratuito, vi iscrivete, lasciate like ai contenuti e non avete nulla da pagare. E allora occhio perché poco fa vi facevo una distinzione, cioè ci sono club, facciamo un esempio l'Inter. L'Inter non è una squadra da rifare e quindi proporre un giocatore all'Inter vuol dire proporre un giocatore che però si deve andare a inserire in un meccanismo ben definito, perché l'Inter ha i suoi calciatori, potremmo dire la stessa cosa dei grandi club d'Europa, il Bayern, il Real Madrid. Sono club in cui non è facile prendere un giocatore, lo metti, lo inserisci in un contesto e dici vabbè, tanto gioca sicuro. No, è un po' più complicato. La Juventus invece ha molta più facilità da questo punto di vista, perché sono tanti giocatori che quest'anno sono stati considerati da Juventus e quindi ci sarà un ricambio importante. Alla Juventus è stato proposto un calciatore che in questo momento risulta essere molto intrigante per la fascia destra, che è Jan Couto. Terzino destro di proprietà del Manchester City, ma in prestito al Girona, lì dove ha fatto un campionato straordinario. È un terzino destro che è un classe 2002, quindi a 21 anni ha fatto delle cose letteralmente eccezionali al Girona, a tal punto che tanti super club sono andati forti su di lui. Occhio perché è una situazione contrattuale particolare, perché di proprietà del City, col City di fatto non ha praticamente mai giocato, perché il City quando l'ha acquistato nel 2020 ha pensato bene di girarlo, farlo girare quasi sempre in prestito per farsi le ossa. Quest'anno il Girona le ossa si sono ben irrobustite perché ha fatto una stagione incredibile e nel 2020 il City lo ha preso perché lo riteneva, era un ragazzo che ai tempi era praticamente minorenne, ma lo considerava un talento meraviglioso e quindi ha puntato forte su di lui. Ultimamente, negli ultimi giorni, questo nome è stato proposto alla Juventus perché, vi dicevo che sì, è di proprietà del City, ma è arrivato al 2020 il suo contratto scade per scadere. Ai tempi del 2020 il City fece un contratto di 5 anni, quindi scadenza 2025. Questo cosa vuol dire? Che l'anno prossimo il ragazzo è in scadenza. Questo vuol dire quindi che ha una situazione contrattuale in cui la gente si sta cominciando un po' a muovere. Siccome ancora non è arrivato il rinnovo col City, e allora si sta cominciando a muovere. Che giocatore è? È un terzino destro, non ce lo aspettiamo, il classico terzino destro robusto e impostato come vediamo spesso in Serie A, ma è un terzino destro piccoletto, è un 1,68, quindi un ragazzo di statura. È un po' più piccolino del previsto, ma punta tutto sulla velocità e sulla tecnica. È quel classico terzino col baricentro basso che però fa innamorare tutti quelli che possono vedere anche un video in qualsiasi piattaforma proprio di lui. Cioè, il classico terzino tutta velocità, dribbling e tecnica. Cioè, è un bel terzino, soprattutto da vedere, ma che è molto più efficace in fase offensiva rispetto che a quella difensiva. Attenzione, quest'anno ha fatto nel Girone una stagione straordinaria. Tra 4 partite, un gol e 10 assist. E infatti, da questi numeri capiamo che è un uomo assist eccezionale. È uno di quelli che col suo piede mette in mezzo dei palloni davvero ottimi ed ama andare sul fondo. Io sono convinto che la Juventus tornerà con la difesa 4 perché con Thiago Motta probabilmente si tornerà con la difesa 4. Io personalmente lo ritengo più adatto per un 3-5-2, quindi con la Juventus dello scorso anno, banalmente, rispetto a una difesa 4, perché è ottimo per la fascia destra, ma come quinto, quindi quando quinto di centrocampo, ma che poi in fase difensiva si va a mettere sulle linee difensori, può ancora andare bene. Come terzino puro in una difesa 4, credo che deve migliorare perché è un classe 2002, quindi ha il tempo di crescere. A giugno farà 22 anni, quindi stiamo parlando ancora di un ragazzino, il 3.
giugno farà appunto 22 anni. È un ragazzo che deve crescere difensivamente parlando, ma offensivamente parlando è un giocatore veramente interessantissimo. Al City l'hanno preso perché hanno fiducia in lui, lo hanno mandato sempre in prestito perché hanno visto del talento e ora vorrebbero cominciare a, diciamo, trarne i frutti. Al City a destra hanno Walker, che però ha 34 anni. Quindi l'intenzione del City sarebbe quello di rinnovarlo ma mandarlo ancora in prestito. Cioè non sono pronti a rimetterlo in prima squadra proprio perché c'è Walker che diciamo che è il titolare inamovibile in quel City là. Ed è per questo che lui, che al Girona ha fatto una stagione esorbitante, ha un agente che sta cominciando a proporlo. E lo ha proposto anche alla Juventus. Prima di passare a un aspetto tecnico-tattico legato al gioco di Thiago Motta, analizziamo anche la trattativa, perché su di lui c'è anche il Real Madrid, che è rimasto affascinato in Liga proprio della sua qualità, ma c'è anche il Milan, che vorrebbe puntare su un terzino di qualità. Anche perché potrebbe andare via Theo Hernandez a sinistra, quindi a destra potresti puntare più sulla qualità di questo ragazzo. La Juventus ha ascoltato la proposta dell'agente, però la prima proposta di Giuntoli è stata: piuttosto che pensare già all'acquisto, valutiamo l'ipotesi di un rinnovo, quindi potrebbe rinnovare col City. Nel caso in cui dovesse rinnovare col City, noi siamo aperti a un prestito. Ci si viene incontro col City, cioè noi lo prendiamo in prestito, lo facciamo crescere, il City lo rinnova e ancora per un altro anno ha le qualità di questo ragazzo in prospettiva per il futuro. È un'idea che sicuramente affascina poco i tifosi della Juventus, che vorrebbero vedere giocatori di proprietà, quindi acquistati, che diventano di proprietà della Juventus, però attualmente e lui va coi piedi di piombo. Perché questo? Perché nel tipo di gioco di Thiago Motta, soprattutto nel Bologna, quello che abbiamo visto al Bologna, i terzini sono bloccati. Gioca con il terzino destro del Bologna, è Posch, per intenderci, che è uno che qualche anno fa faceva il centrale difensivo, cioè un centrale difensivo quasi adattato al ruolo di terzino, mentre Calafiori faceva il terzino sinistro e è diventato centrale. Questo per dire che i giocatori si devono interscambiare, questo sicuramente. Però questo ragazzo non so fino a che punto possa fare il terzino alla difesa 4 di Thiago Motta, lì dove solitamente sono più bloccati. Cioè, paradossalmente, nel Bologna di Thiago Motta i terzini erano quasi dei centrali aggiunti. E quindi cosa vogliamo dire? O meglio, uno dei due era sicuramente più bloccato. E quindi, siccome a sinistra è già cambiato, questo ragazzo io paradossalmente lo vedo forse un po' più adatto nel ruolo di esterno offensivo. Nel 4-2-3-1, dove uno dei due esterni è un po' più equilibratore e l'altro un po' più offensivo, lo vedo più alla Sale Makers che non come terzino. E paradossalmente, come terzino destro, vedo più adatto Danilo, che ha lavorato da braccetto destro in questi anni e che potrebbe essere un po' più adatto. È sicuramente un nome affascinante, vi dico la verità: è un nome molto affascinante. Basta vedere qualche video di questo ragazzo che ve ne innamorerete. Perché è un ragazzo che quando tu lo guardi dici: mazza, questo è un terzino implacabile. Però non so se è adatto al gioco di Thiago Motta. Ed è per questo che molto spesso io vi dico: qua noi facciamo delle analisi di calciomercato, non facciamo soltanto prendiamo la notizia, la buttiamo lì e finisce là. È un'analisi la nostra, quindi cerchiamo di analizzare e capire se questo giocatore è adatto, perché molto spesso nel mercato i giocatori vengono proposti dai procuratori. A volte la proposta viene accettata, tra virgolette, quindi uno si attiva per poterla acquistare in prestito, oppure prestito diritto di riscatto, prestito con obbligo o a titolo definitivo. A volte muore lì, a volte magari si dice: hai visto, hai detto quel nome e poi non è arrivato più, perché a volte magari c'è il procuratore che lo propone, in questo caso la Juventus può dire di no. In questo caso me lo aspetto un no, ma non perché il giocatore non valga, ma perché il giocatore, oltre che essere bravo, deve anche essere adatto al tipo di gioco della squadra di appartenenza. E non so fino a che punto questo ragazzo sia adatto al tipo di gioco di Thiago Motta. Lo vedremo in futuro, lo scopriremo. Io voglio sapere la vostra, questi sono i commenti di questo ragazzo, Jan Couto, terzino destro molto interessante del Girona, ma di proprietà del Manchester City.